Oh, ditemi la verità, vi sarà sicuramente capitato di pentirvi di un vostro acquisto, soprattutto se avete speso un bel po' di soldi. Personalmente, ho messo a punto un metodo che permette di capire se l'acquisto è stato sensato oppure no. L'oggetto in questione continua ogni volta che lo utilizzate a strapparvi un sorriso, a migliorarvi la giornata, a rilasciarvi una piccola dose di benessere? Beh, signori della corte, quello era un ottimo acquisto. Benvenuti a New York! Sono qui per comprare il Vision Pro, ma questo lo avete già visto in un altro video. Oggi siamo qui per parlare di lei. Bagaglio tech che ormai utilizzo nei miei viaggi. Ah sì, se poi volete che vi racconti tutto dell'hotel, dell'appartamento, eccetera, beh, seguite Otto Climate Selection, il mio secondo canale. Intanto proviamo a vedere se riusciamo ad accedere a un'area speciale di questa struttura, che così è più bellino. Decisamente abbiamo vista direttamente, vedete, sulla baia. È strepitosa questa posizione. E c'è pure il tavolo da biliardo. Dunque, cominciamo dall'inizio, ossia dalla scelta effettiva dei bagagli. Li avete sicuramente visti nella parte iniziale di viaggio che vi ho in qualche modo montato. La scelta è caduta su qualcosa che funzioni soprattutto dal punto di vista estetico, insieme anche a questo outfit che i miei amici definiscono da petroliere. Non so bene perché, ma poi vi parlo anche di questo. Valigia che, amici miei, lo avrete capito, firmata niente po' di meno che da Rimowa. Un acquisto veramente impulsivo, è costato un sacco di soldi. Non sono neanche sicuro li valga, ma per la regola di cui abbiamo discusso prima, secondo me sì. Ogni volta che la uso, la sua estetica, le sue ruote perfette, beh, mi danno quella piccola dose di benessere di cui ho bisogno. Questo è il modello Classic, realizzata completamente in alluminio anche nella parte di spigolo. In questo caso abbiamo la scelta delle maniglie in colorazione nera, tag personalizzato sempre in colorazione nera. Quello che mi fa impazzire sono dettagli come il marchio Rimowa nelle giunture, la targhetta metallizzata, devo dire l'assemblaggio super solido. Quello che mi fa decisamente impazzire meno è il costo, ovviamente, il fatto che è super delicata, di sicuro non la potete imbarcare. Insomma, è veramente una valigia di lusso, soprattutto per questi aspetti. Hopla! Zaino completamente realizzato in pelle da Herbert London, strepitoso nel design, fantastico nella fattura, comodissimo con quello che contiene all'interno. E soprattutto c'ha la simpatica fascia che ci permette di agganciarla agilmente alla nostra valigia. Cura nei dettagli pazzesca, ragazzi, veramente super solido, fatto bene, con una bellissima pelle, mi piace proprio tanto al tatto. Devo dire che poi l'abbinamento con i colori di questo vestito da petroliere e dalla Rimowa, voliamo nell'empirio. Ma quello che c'è dentro è forse anche più interessante. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è un codice sconto per questo marchio, vi lascio tutto qui sotto in descrizione, è quello di cui parlo. Magi magia, doremi, tiriamo fuori delle cuffie. Ditemi voi se non sono fondamentali in un viaggio, soprattutto in aereo, un bel paio di cuffie a riduzione attiva del rumore. Parto un pochino prevenuto su questo brand perché l'ho sempre amato dal punto di vista almeno del design, sto parlando di Bang & Olufsen, ma devo ammettere che negli anni mi ha giocato veramente dei brutti scherzi. Le H7 che io possedevo sono scomode, sono inutilizzabili durante un qualsiasi viaggio in aereo, non le riesci a tenere per più di mezz'ora perché ti premono sui padiglioni auricolari. Devo ammettere che aver trovato queste HX, questa recente emanazione di Bang & Olufsen è stata una salvezza. Prima di tutto hanno un bel case di contenimento, fantastico, per evitare che si rovinino. Bellissime le finiture e i colori con cui escono, in questo caso questa bellissima colorazione che non è tan, è più tendente all'arancione, però è veramente perfettamente matchata sempre a tutto questo outfit, alla valigia, eccetera eccetera. Leggerissime, super 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 confortevoli. Piccolo spoiler, io queste qui le utilizzo, anzi le ho anche utilizzate per dormire. Vi faccio vedere una piccola chicca che forse non sapete. Nel centro di controllo di iPhone, vedete, c'è una piccola orecchia che potete andare ad attivare, adesso non è così di default, ma vabbè. Rumore di sottofondo e potete scegliere una serie di suoni, rumore rosa, rumore marrone, ruscello, oceano, che servono in qualche modo a rilassarvi. Non li uso abitualmente, ma quando c'è rumore fuori, qui i lavori vanno avanti tutta la notte, le sirene, New York, il casino, il rumore dell'aereo, beh, questa roba fa la differenza e quindi io ci provo anche a dormire con queste cuffie. Vi giuro che sono state eccellenti.
Certamente tolgono il disturbo di cantieri, aerei, città. Quello che però non riescono assolutamente a fare è togliere il disturbo di chi rompe le palle con le telefonate. Pronto? Scommetto che siete stufi anche voi di ricevere telefonate che vi propongono la miglior tariffa per la vostra bolletta o per il vostro nuovo operatore telefonico. Questa, per capirci, è la lista di tutti i contatti bloccati negli anni nel mio telefono prima di conoscere Incogni. Che cosa fa Incogni? Contatta personalmente tutti i data broker in cui voi siete stati inseriti con la vostra mail, quindi niente più email spam con il vostro numero di telefono, quindi niente più chiamate con il vostro indirizzo di casa, tutelando la vostra privacy, facendo valere i vostri diritti, perché vi ricordo che è garantito dal GDPR qui in Europa la possibilità di disiscriversi da tutti questi servizi. Voi direte: perché devo pagare un servizio per una cosa che è un mio diritto? Beh, perché per fare queste segnalazioni, come potete immaginare, richiede tempo e complessità, bisogna sapere dove andare, bisogna saper farlo. Con il 60% di sconto grazie al mio codice vi portate a casa un servizio che ad oggi mi ha fatto salvare ben 40 ore di lavoro, 65 richieste mandate e 54 già completate. Link in descrizione se volete anche supportare il canale. Torniamo ai prodotti. Che dite, Vision Pro gadget definitivo per il vostro viaggio a New York? Amici del mio viaggio a New York, forse no, ma lo adoro. Sul canale ci sono già un paio di video che parlano di lui, ma vi posso già dire da qua che è una figata da avere. La sera ti puoi mettere a guardare dei film direttamente dal letto, puoi lavorare con tutte le tue finestre che si proiettano all'interno della stanza. Insomma, è veramente tanta tanta roba, sia come design che come utilizzo. Era o no il pezzo che mancava? Guardate qua che spettacolo. Tra l'altro si possono anche utilizzare insieme se vogliamo. Aspetta, ma vogliamo parlare degli accessori prima di andare avanti? Cover per il vostro iPhone, questa qua poteva forse essere di qualcun altro se non Rimowa. Non ve la consiglio, costa un sacco di soldi, non ha la funzionalità MagSafe, non ha neanche un tasto fatto apposta per il tasto azione del nuovo 15 Pro Max. Lo uso lo stesso, mi piace, mi appaga. In questo outfit e con questa roba fa stare bene, quindi per me è un buon acquisto. Però non dite poi che ho insistito io per farvela comprare. Bellissima, ma non balla. Altro acquisto che in realtà è un regalo, definirei folle, è questo spettacolare cinturino di Hermès. Qui con l'ultra fitta perfettamente. Ma anche questo, ragazzi, è una follia. Costa un sacco di soldi, ok? Che la pelle è pregiatissima, è fatto bene. Praticamente non si nota che è Hermès, questo è un punto a favore, sta semplicemente bene. Però, se volete qualcosa di premium su un orologio che di fatto non è particolarmente premium, non è particolarmente lussuoso, raffinato, beh, lo potete fare tramite il cinturino. Sì, lo so, ci vorrebbe un bello orologio meccanico da uomo. Se siete dei matti veri, poi, e volete continuare con gli accessori totalmente overkill, super costosi, che probabilmente vi deluderanno, ma siete qua per questo, no? Per vedere io che spendo soldi per voi? Beh, posso consigliarvi un fermasoldi. Eccolo qua, con dentro già dei meravigliosi dollaroni, in questo caso di Tiffany. Molto bello, in argento, dentro ci potete mettere un po' di contanti, qui in America soprattutto li potete usare per lasciare le mance, ve lo consiglio, ma no, ma metteteli in tasca, ma che cavolo spendete i soldi in un fermasoldi? Però, nel caso, vi ho dato un'idea. Aspetta, se siete dei pazzi veri, andate all'in anche sul portapassaporto, questo qua di Lufthansa. Sul canale Selection vi ho anche spiegato come sono arrivato a comprarlo e perché, non ci credete, beccatevi il video, però alla fine non mi sono pentito, è bello, è completamente realizzato in pelle, con il marchetto Lufthansa, all'interno ci potete mettere il vostro amico passaporto per tenerlo protetto, che può essere sempre una buona idea. Porta AirTag in una bellissima pelle. Ci tengo anche varie carte, tra cui la mia American Express Platino. Link in descrizione per farvela, per farvi tutti i punti e i vantaggi vari. E c'è anche un po' di spazio per contanti o altri documenti che vi dovete portare in viaggio. Altra chicca che porto con me in tasca della giacca, fondamentale. AirPods, in questo caso sono le Pro di terza generazione, di seconda generazione più uno, perché abbiamo l'USB-C sul fondo, mi serviranno per il Vision Pro che è compatibile solo con questo modello, ve lo sconsiglio, prendetevi pure il modello vecchio, quello che ha sempre l'USB-C ma non questa funzionalità inutile, ma prendetele con una custodia raffinata e figa come questa. In questo caso è fatta da Balroy, come vedete le va a coprire perfettamente, avete anche qui il pallino verde che vi dice quanto sono cariche, avete in dotazione direttamente da Balroy anche il cavetto che si attacca all'apposito buco già delle AirPods per portarle in giro, insomma belle e protette, che non è male. A proposito di roba da portare in giro, vi faccio vedere una piccola chicca: Concrete New York Map. Questa qua è fighissima, si trova su Amazon, è una mappa di New York cartacea, che è sempre figo, no, a livello analogico avere questa tipologia di roba. Dentro c'è tutta una raccolta di monumenti selezionati accuratamente, in questo caso il cemento è il tema, il brutalismo è il tema sottinteso, no, e sono poi tutti posizionati nella mappa. E può essere così un giro alternativo, andare a scoprire una città a partire dalla sua architettura tematizzata, può essere un bello spunto anche per un regalo. Non so quanto c'entri con un EDC,
Ma vi consiglio anche un libro che ho letto durante il viaggio in aereo e che mi ha gasato a pallettoni. Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, avventure gastronomiche a New York. Non vi dico neanche altro, prendetelo perché spacca veramente i culi, per come è scritto, per i temi, leggete. Leggete perché invece di rincoglionirvi con gli schermi dei dispositivi che ci sono in aereo, avere un libro vi cambia completamente il viaggio, vola, letteralmente. Aspetta, chicca definitiva, mi sono portato via anche i miei Ray-Ban Glasses. Sicuramente li conoscete, guardate che belli che sono con questa confezione in pelle fighissima. Li voglio usare per fare alcune riprese mentre sono in giro. Mi piacciono un sacco, belli quando li si indossa. Super tecnologici, puoi ascoltarci la musica, puoi farci le videochiamate, ascoltarci i messaggi perché hanno degli altoparlanti posizionati sulle stanghette e sono abbastanza stealth. In più hanno una fotocamera. Nel tocco di un dito avete la possibilità di scattare un video o una fotografia molto fighi, molto belli, pop e immediati. Tic mica indifferente che vi voglio mostrare qui sul letto perché è il punto in cui poi l'andiamo ad utilizzare effettivamente, è questo caricatore di Puro. Molto bella la fintura, come vedete tutta abbinata a quello che vi ho mostrato oggi. Qua dentro è praticamente un caricatore per il vostro telefono e soprattutto per il vostro Apple Watch 2 in 1, super leggero, si chiude anche magneticamente, vedete, con questa piccola patellina la potete veramente mettere dappertutto. Fa la differenza avere un compagno di ricarica di questo tipo. Alimentatore sul muro, altro alimentatore sul muro, insomma vabbè qui è un casino qui in America, ma unico cavo USB di tipo C sul fondo e ci potete magicamente ricaricare i vostri dispositivi. Devo ammettere che lo adoro e mi ha definitivamente svoltato anche perché questo è molto economico e non è male come cosa, cioè ha un prezzo veramente super accessibile per quello che offre. Super top Puro. La nostra simpatica amica Rimowa invece, vi faccio vedere che cosa ha dentro, a parte le ovvietà tipo i vestiti. Come vedete sono ben trattenuti da queste fasce che devo dire amo, ma soprattutto abbiamo queste due chicche, adesso ve le mostro. Questo in particolare è un beauty kit di Lufthansa, anche lui realizzato in alluminio, bellissimo, sembra pensato per andare insieme alla mia Rimowa. Si apre, all'interno ci sono una serie di prodotti per la cura del corpo. Io utilizzo questi deodoranti di Grown Alchemist, madonna, c'hanno un profumo pazzesco. Pettinini portatili rubati dalle varie business class. Marvis in colorazione nera vintage, bellissimo, questo qua è liquirizia. Profumo rubato anche questo in una business class, Bulgari Urom, con tanto anche di lozione per il corpo, cremina. Spazzolino di Lufthansa, chicca delle chicche, una cosa che potete evitare di comprare ma che è pazzesca, taglia unghie di Clip in titanio, magnetino che lo metti via, figata assoluta, ma e vi sto a consigliare, ma non compratelo. A livello di outfit, di vestiti, è un po' un caos sto video ragazzi, ma sono un po' di fretta. Sembra tutto meravigliosa roba di loro piana, ma vi assicuro che non lo è. Sono molto belli anche come materiali, come fattura. Il segreto è COS, uno dei miei brand di riferimento per quanto riguarda i vestiti. Non costano troppo, la qualità non è altissima, però avete sicuramente lato design una bella ricerca, a me piacciono tanto. Unica eccezione, le scarpe, sono delle scarpe camper, quelle che di solito vedete con le punte rosse che potete togliere, molto morbidi perché la suola non è in cuoio, è in gomma e quindi sono fenomenali da utilizzare in particolare in città come New York, dove si cammina centinaia di chilometri al giorno. Insomma, non so neanche io quanto casino ho fatto in questo video. Spero che vi sia comunque interessato e piaciuto. Io mi sono divertito a mettere a punto un po' il kit, poi lo uso davvero, cioè io sta roba qua mi piace averla, mi piace girarci. Ve la linko qui sotto in descrizione, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video, immagino. Più del 50% delle persone che guarda regolarmente i miei video non è iscritta al canale, per cui fatelo, iscrivetevi, è gratis.